e ho ottenuto in fondo una cosa che ovviamente aspettano tutti, i film italiani. Il primo punto importante, per me determinante, che non è più un festival, è una festa, l'abbiamo detto tante volte, del resto era un mandato del Consiglio di amministrazione che ringrazio, e questo non è un dato lessicale. Festa significa che ogni film, ogni ospite qui è celebrato, è già un vincitore. Per omaggio a un grandissimo autore italiano, qui si aggiunge anche il documento. Credo che non esista un film che sia salvato da un red carpet. Quante volte abbiamo visto in tanti festival dei film modesti o brutti presi perché c'era un bel red carpet o potenziale, cioè tanti attori che possono sfilare, questo dicevo. Noi partiamo dalla qualità del film, se vengono anche ad accompagnare gli ospiti siamo molto più contenti, ma l'importante è il film, non il red carpet, questo dicevo. Per garantire la continuità dell'attività di Fondazione Cinema per Roma. Il Festival di Londra inizia 10 giorni prima di noi, quindi dopo pochi mesi di lavoro ci siamo resi conto che cercavamo gli stessi film e ci facevamo guerra. Abbiamo detto, ma perché invece di farci guerra non facciamo un'alleanza? Facciamo un patto, alcuni film passano prima da me e poi vengono da te e viceversa. Credo che sia un approccio curatorialmente sano. Celebrare il cinema audiovisivo con la festa diretta da Antonio Monda. Il film di apertura, Truth, di James Vanderbilt, è un film che ho scelto perché è bello, ma anche perché ha un tema fortissimo, ci sono tantissimi giornalisti in sala, perché il tema è il rapporto tra giornalismo e politica, tra informazione e faziosità. Gli altri film, ne dico alcuni, Land of Mine, un film danese di straordinaria bellezza, il caso Thomas Quick, su un caso giudiziario agghiacciante, inquietante, ma anche affascinante. Junun ve l'ho già detto. Freeheld, uno dei film più attesi della stagione, con Julianne Moore ed Ellen Page. Room, il film che ha appena vinto Toronto il premio del pubblico. Hurricane, un documentario in 3 dimensioni sulla storia di un uragano, con riprese anche nell'occhio del ciclone. End of the Tour, il film su David Foster Wallace, non vi nascondo che questa è una passione personale. Experimenter, di Michael Almereyda. Propaganda Game, il primo film che va a girare, è un documentario girato nella Nord Corea, vedrete una delle realtà più agghiaccianti e incredibili del pianeta. Il film abbiamo visto, questo è un tema importante, il film deve essere bello, basta un editoriale.